Credo sia bello vedere una sala così piena di sabato sera per discutere di cose così interessanti come la decrescita come soluzione alla crisi. Questa serata è organizzata dalla Rete dei Gas Vicentini e dall'amministrazione comunale di Sant'Orso. Abbiamo voluto cercare di costruire un dialogo a più voci e per questa ragione come prima cosa vi presento le persone che sono qui sedute su questo palco stasera. Inizio da sinistra, c'è Alessandro Lovato della cooperativa Unico Mondo, Davide Pinton dell'azienda agricola Juvenilia, Chiara di Sant'Orso in Transizione, Alessio Ferronato a nome della Rete dei Gas Vicentini, Paolo Manza, assessore alla partecipazione del Comune di Sant'Orso e infine il nostro ospite a cui diamo il benvenuto e lo ringraziamo per essere qui, Serge Latouche. Questa sera, vi dicevo, cercheremo di intessere un dialogo. Prima di iniziare do il microfono per un saluto al sindaco di Sant'Orso, Pietro Menegozzo. Ero indeciso di come venire, se in giacca e cravatta, e credo di aver indovinato. Era la serata da... No, beh, intanto esprimo la sorpresa per vedere tanta gente. E poi evidentemente anche la soddisfazione di vedere che questa sera tratteremo temi che ci coinvolgono, perché tutti sappiamo qualcosa del professor Latouche, no? E questo secondo me è un segno di speranza. È un segno di speranza perché siamo tutti interessati a costruire un futuro che è diverso, che è nuovo, che siamo anche preoccupati del nostro futuro. E io credo che la consapevolezza sia il primo elemento che ci possa permettere di decidere bene. Quindi questo è un bellissimo segnale di speranza. E quindi prima del professore ringrazio proprio tutti voi, perché credo che insieme costruiremo un bel futuro. Ovviamente poi ringrazio chi ha organizzato la serata e penso che questa sera torneremo a casa sicuramente non con certezze, sicuramente non con delle certezze, ma con tanti stimoli per costruire insieme quella che sarà la comunità, perché so tra l'altro che sono arrivate persone da molto lontano, gli scout di Rimini, io sono stato scout, quindi lo dico anche con soddisfazione, si meritano un applauso. Ecco. Mi fermo perché evidentemente non siete venuti ad ascoltare me, quindi buona serata. Bene, allora iniziamo questo dialogo. La prima persona a cui diamo la parola è Alessio Ferronato. Alessio parla a nome appunto della Rete dei Gruppi d'Acquisto della provincia di Vicenza. Sono 30 gruppi d'acquisto, sono circa 800 famiglie, quindi un bel numero. E come dire, è interessante parlare all'interno della crisi e del tema della crisi di come invece i gruppi d'acquisto solidale stanno provando a cercare alternative. Io qui ho letto pochi giorni fa, me lo sono ripescato perché in realtà è del 2009, il primo rapporto nazionale sull'altra economia fatto da Unimondo, è stato il primo e non ce ne sono stati successivi, però dava dei dati significativi, diceva per esempio che i gruppi d'acquisto solidale coprono il 4% del PIL nazionale, che ci sono 170.000 aziende coinvolte, 1,4 milioni di persone occupate e più di 700.000 volontari, un piccolo segno, insomma neanche tanto piccolo, di un'altra economia che già esiste. Cosa ci dici, Alessio? Beh, prima di tutto, a nome della Rete Gas Vicentina, questo è il primo evento pubblico nel quale ci presentiamo e quindi ringraziamo l'amministrazione comunale per la collaborazione, per averci invitato a preparare assieme questo momento. Oltretutto è il primo momento con una persona che a noi è molto cara, che è Serge Latouche, che per chi cerca delle alternative al modello siamo inseriti è un riferimento imprescindibile. Cosa fanno i GAS, i gruppi di acquisto solidari della provincia durante la crisi? Beh, intanto crescono.
Nel senso che in questi anni abbiamo visto appunto una crescita esponenziale che Marco adesso ha accennato a livello nazionale. Per restare nel nostro territorio, dai 6 gruppi che c'erano più o meno nel 2006, oggi siamo arrivati appunto a quei 30-35, ma sappiamo che è un fenomeno difficile da quantificare perché continuamente in movimento, quindi sono anche di più. C'è cosa fanno i gruppi sostanzialmente? Sostanzialmente ripartono dalle relazioni. Essere gruppo significa un po' uscire intanto dalla cultura individualista nel quale siamo inseriti, nel quale ci spinge anche il modello liberista. E a partire dal gruppo e dalle relazioni al centro si tenta appunto di dare nuovamente un tessuto nei locale, nei paesi, nelle comunità, tra persone. Diciamo che non siamo più da soli di fronte a uno scaffale delle offerte, allo scaffale degli acquisti praticamente, ma c'è un gruppo che decide quale stile di vita portare avanti, cosa acquistare, dove acquistarlo. E quindi qual è l'alternativa che cerchiamo di proporre? È quella dell'acquisto diretto da parte ai produttori locali, ai produttori vicini alle nostre case, alle nostre abitazioni. Questo vuole essere un acquisto che va a valorizzare proprio i produttori, gli agricoltori, perché hanno il ruolo e hanno un ruolo insostituibile all'interno del nostro territorio. Sono coloro che difendono, che sono custodi del territorio, della biodiversità, sono coloro che sono custodi della cultura della terra, che è la base della nuova economia che vediamo, che intravediamo per il futuro. E quindi per favorire questo circuito, questa economia, queste relazioni, questo tipo di acquisti come Rete Gas, abbiamo deciso di costituire anche un'associazione che avverrà nei prossimi tempi con due scopi principali. Uno è quello di assumere un ruolo di coproduttori con i produttori stessi e magari anche di cofinanziatori di progetti di agricoltura nel territorio, progetti che mirano a creare una sovranità alimentare nel nostro territorio. Il secondo obiettivo è quello di darci l'associazione come strumento per dialogare con le amministrazioni locali, per dialogare con la finanza etica, con le associazioni, con i movimenti ambientali, con le cooperative sociali che rappresentano un grosso e un punto molto importante nel nostro territorio, e per creare insieme una sorta di distretto di economia solidale che vorrebbe proprio portare e diffondere quelli che sono i principi e le pratiche dell'economia solidale nel nostro territorio. Concludo quindi invitandovi, se volete, ad andare sul sito retegasvicenzawordpress.com, nel quale troverete appunto la possibilità di contattare il sito e quindi per eventuali informazioni anche di intessere appunto delle relazioni. Quindi retegasvicentina.wordpress.com. Grazie Alessio.